Amici 22, retroscena verdetto quarta puntata, Alessio perso lo spareggio contro Mattia. Mancano poche ore alla messa in onda della quarta puntata di Amici 22, che è stata registrata giovedì 6 aprile. Da quando si è saputo che al ballottaggio per l'eliminazione sono andati Alessio e Mattia, i fan hanno iniziato a fare ipotesi su come potrebbe essere andata a finire. L'esperto di gossip Amedeo Venza sostiene che a lasciare la scuola sarebbe stato il ballerino Alessio. L'ultimo esponente del genere hip-hop rimasto nel cast dopo l'inaspettata esclusione di Samu. Tra le tante anticipazioni che sono trapelate sul quarto serale di Amici, manca quella sul verdetto che i giudici hanno emesso dopo aver assistito allo spareggio tra Alessio e Mattia. Chi ha assistito alle riprese della puntata che andrà in onda questa sera, sabato 8 aprile, ha raccontato che i due ballerini si sono sfidati sui loro cavalli di battaglia e poi sono rientrati in casetta assieme al resto del cast. Da circa 48 ore i fan si stanno chiedendo come sono andate le cose, ovvero chi ha dovuto abbandonare la scuola a metà percorso. Amedeo Venza ha usato i social network per rendere pubblica un'indiscrezione che col passare delle ore si fa sempre più insistente, l'eliminato di stasera. Infatti, dovrebbe essere il danzatore hip-hop che Raimondo Todaro ha voluto nella sua squadra poche settimane prima dell'inizio della fase serale. La teoria che sta circolando sul web a poche ore dalla messa in onda della quarta puntata su Canale 5, dunque, è che a perdere il ballottaggio sarebbe stato Alessio Cavaliere. I giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofre e Cristiano Malgioglio, dunque, avrebbero salvato Mattia Senzola dopo averlo visto a confronto con il compagno di squadra. A giocarsi il posto nella scuola di Amici, infatti, sono stati due talenti del team Arisa Todaro, non a caso. Le anticipazioni fanno sapere che Raimondo ha protestato parecchio per i voti che la commissione esterna ha dato nelle varie manche della serata, arrivando a litigato con tutti pur di difendere i suoi ragazzi. Le invettive dell'insegnante di latinoamericano, però, non sono servite per impedire uno degli spareggi più difficili di questa edizione, l'eliminato del 4 gradi serale. Infatti, è uno dei danzatori più amati sia dal pubblico che dai docenti. La terza allieva che ha partecipato al ballottaggio della puntata è Angelina, la giuria ha preferito Maddalena alla figlia di Mango. E anche questa decisione ha fatto storcere il naso al pubblico in studio e a Tada Risa. Maria De Filippi, però, si è schierata dalla parte della commissione esterna e, senza girarci troppo intorno, ha definito pessimo il discorso che Raimondo ha fatto per cercare di difendere i suoi ragazzi. La presentatrice di Amici ha rimproverato il docente per aver sminuito il talento di alcuni avversari e per aver fatto sentire Angelina come la prima della classe, cosa che lei odia. Tornando all'appuntamento che sarà trasmesso in TV l'8 aprile, i fan si stanno preparando a dire addio a un altro ballerino dopo Megan, Gianmarco e Samu, qualora le indiscrezioni social trovassero riscontri nella realtà. A lasciare la scuola dovrebbe essere Alessio. Mattia Senzola, di conseguenza, sarebbe ancora in gioco e giovedì prossimo dovrebbe partecipare alla registrazione della quinta puntata, il pugliese rimarrebbe l'unico rappresentante della danza nella sua squadra. Esattamente come è accaduto precedentemente a Remon per Cerbi Celentano e a Maddalena per Cuccarini Manuello. Zlatokam, česin, česin, čereprezin, mă disting fără bling, că nu te-am, nu te voi, nu te min. Casa de cultură hip-hop mă găsești construin, spui beton după care îl întind și el devine tare în timp. Așa-i betonul, underground, de 97 am dat tonul, dar nu ca Vodafone-ul și acum rap-ul-i moda, oh nu, așa e. Și zici că stom for la cum mă comport, întreaba asta nu-i loc de confort, rigor ce-o mor tot. Sunt un crucișător lansând rachete aerosol, încă de când el era broc și se uza de aerosol. De când avea mol, de când nu știai ce-i un miscol, de când ascultam gangsta rapper bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună pe Irina Nistor. Vă întâlniți în tristor la 0 grade viscol. Nu tag nici stins mort, o să mă auzi prin sol. Transpir hip-hop prin pori, bile ma...